Dal 1 gennaio 2022 è in vigore l'assegno unico universale per i figli. Vediamo che cosa è, qual è l'importo, quando fare domanda, cosa fare per averlo. Che cos'è? È un sostegno economico alle famiglie per ogni figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età, senza limiti di età per i figli disabili. È universale perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico. È unico perché assorbe dal mese di marzo le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus alla nascita o all'adozione, l'assegno di natalità, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido. Qual è l'importo? Va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l'ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro oppure che non presentano l'ISEE. Quando fare domanda? Dal 1 gennaio 2022 si può presentare la domanda. L'assegno unico è versato per un anno a partire da marzo 2022 fino a febbraio 2023. Non c'è fretta. Se presenti la domanda entro il 30 giugno, l'assegno è riconosciuto comunque a partire da marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. E chi percepisce il reddito di cittadinanza? Non deve presentare la domanda, l'assegno è versato in automatico sulla carta RDC. Come fare per averlo? Puoi presentare domanda sul sito INPS oppure tramite Contact Center e Patronati. Fare domanda sul sito INPS è facile e immediato. Dalla home page sul sito seleziona Assegno Unico Universale. Entra nel servizio con una delle credenziali certificate, SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Si aprirà la pagina iniziale del servizio. Seleziona se fai domanda come 1. Genitore o tutore legale del figlio. 2. Tutore legale del genitore. 3. Figlio maggiorenne. Cosa devi fare se sei genitore o tutore legale di un minore? Se sei genitore, non importa se unico, affidatario, separato, convivente, o tutore legale di un minore, devi selezionare Nuova domanda. Si aprirà la scheda in cui devi inserire il codice fiscale del figlio. Seleziona se i genitori sono conviventi, separati o se il nucleo familiare comprende un solo genitore. Se il nucleo familiare comprende anche un altro genitore, inserisci anche il suo codice fiscale e in questo caso scegli il modo di ripartizione. Intero importo a uno dei due genitori. Importo ripartito tra i due genitori con autorizzazione a comunicare anche i dati dell'altro genitore. Importo ripartito senza accordo e dunque versato a un solo genitore. Si passa così alla pagina successiva dove puoi indicare le maggiorazioni a cui hai diritto. Se hai finito di compilare puoi cliccare su Avanti oppure se devi inserire altri figli su Aggiungi figlio. Se sei figlio maggiorenne, la procedura è simile. Nella pagina che si apre quando scegli questa opzione devi dichiarare la tua attività di convivere con almeno uno dei genitori e inserire il codice fiscale di entrambi i genitori. Se infine sei tutore legale del genitore, devi inserire il codice fiscale del genitore tutelato e del figlio dichiarando che è a suo carico. Terminata la procedura, clicca su Avanti. Ti verrà richiesto di indicare i dati per il pagamento. I modi di pagamento disponibili sono bonifico su conto corrente, italiano, postale estero o area SEPA. Bonifico domiciliato. Pagamento sul libretto postale. Carta prepagata con IBAN. Procedi alla pagina in cui devi dichiarare la tua responsabilità e di aver accettato le norme sul trattamento dei dati. Cliccando su Avanti verrà visualizzato il riepilogo della tua domanda. In seguito potrai consultare e gestire la domanda presentata in ogni momento. Al termine di una procedura di controllo automatizzata ti verrà comunicato l'esito della tua domanda, accolta, respinta oppure posta in evidenza presso una sede che ti richiederà ulteriore documentazione. Assegno unico universale per i figli a carico. I figli sono tutti diversi, ma per noi sono tutti uguali. INPS, l'Italia del noi.